Ich träume und die Welt erzittert. Ciao fans, siamo qua davanti a casa. Ciao fans. Stiamo per partire, siamo super carichi, non nel senso che siamo emozionati, ma siamo carichi nel senso che abbiamo uno zaino che è più grande di noi, soprattutto lei. Salgo in moto? Poi raccontiamo dove stiamo andando mentre stiamo andando. Esatto. Dai. Quando mi hai lavato la moto mi hai tolto i documenti da qua sotto? No. Quindi me li hai lavati tutti? Boh, si asciugheranno. Andiamo. Non abbia ritirato i secchi, c***o. Vabbè, lascialo lì. Sì, due giorni, dai. E se ne frega. C'è il tuo vizio di mettere fuori i secchi. Bisogna buttare in quello degli altri. Forse è la volta buona che possiamo partire. Ci siamo? Boh, andiamo. Bene Luna, vuoi raccontare dove stiamo andando? Stiamo andando sulle Alpi francesi, quindi adesso prenderemo l'autostrada per faremo 75.000 km, 3.000 ore per arrivare a Settimo Torinese. Poi da lì? Usciamo, prendiamo una statale lunga 10.000 km fino ad arrivare a Susa. E poi dopo Susa arriviamo al lago du Mont Cenis e poi facciamo l'Iseran, giriamo indietro e poi non lo so più, quindi dopo di lì mi che dovremmo mettere il navigatore. Comunque abbiamo scritto passi alpini su Google, abbiamo aperto la mappa e andiamo a farne più che possiamo oggi, così poi mettiamo le bandierine su tutti quelli che abbiamo fatto, cioè in realtà oggi e domani, perché stiamo andando via per il weekend. A posto, prendiamo direzione Torino, direi di teletrasportarci direttamente quando usciamo dall'autostrada Settimo Torinese, perché sarà veramente una rottura di palle. Teletrasporto. Bene fans, siamo appena usciti dall'autostrada Susa, adesso seguiamo per Moncenisio. Moncenisio? E andiamo al Lac du Mont Cenis. Beh, dobbiamo seguire SS25. Ok. Inizierà una sorta di strada che sale? Quanto pare, mi sa di sì. Oh, due curve finalmente. Tu non lo vedi, ma c'è uno zig zag qua davanti incredibile, che inizia adesso. Vai, boh. Cioè tagliala di più la curva, mi sta venendo addosso. Copertina del video. Sì, poi in realtà la telecamera sembra, allontana molto l'immagine, quindi magari sembra lontanissimo, ma non era così lontano. Bella, mi sta piacendo. Sì. Guarda di lì. Vabbè, ma lo sapevamo che c'erano le nuvole. Speravo di no. La salita verso il Mont Cenisio, bella, ma tutto bene. Se ha fiducia lui ad andare in giro con sta roba, che spererà non piova perché gli entrerà l'acqua. È già bucato. T'ha pezzata con lo scotch. Sì, ma era pezzata male perché si è aperta.
Frances, comment tout appelle? Je m'appelle Luna. Vamonos! Sorpasso provocante! No. Ma non hai sorpassato? No. Bene, ho già il 37% di batteria. Beh, quando arriviamo su Moncenis ci fermiamo, carichiamo, mangiamo. Mangiamo, guarda che è lungo ancora da lì poi ad arrivare all'albergo, Facciamo una merendina. Ma perché non possiamo mangiare, scusa? No, il panino no, è mezzogiorno e mezzo, è presto. Ora che arriviamo, facciamolo almeno a metà percorso, che è la prima tappa. Siamo partiti 2 ore fa. Allora facciamo una merenda. Facciamo la merenda. Aspetta che tra un chilometro siamo nello stato dei senza bidet. Je fais la douche. Je fais la douche. Welcome to France. Non era welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. France. Ma queste vecchie gallerie così che scopo avranno? Magari prima non c'era la strada. Magari ti dovevi coprire quando c'era la bufera. Mi piace la strada. Ah, guarda là. Sì, ficca. Porca vacca, che freddo. Welcome to la France, le fromage, les escargots. Oh, la cascatina. Assomiglia però un po' al Furca, Un po' il paesaggio, la strada. Ecco, speriamo che non sia uguale alla pioggia che prendiamo. Bello però. Bello questo paesaggio. Sì, ma lì cosa ci sarà mai? Una diga? Foto a 100 metri. Ah, c'è il fotografo. Ma scusami, ma questa che c'ha quella specie di pareo estivo? Al pareo. Guarda, c'è il pareo, tipo quello del mare. C'ha tutte le gambe di fuori, ma non ci avrà freddo. Freddo io con la tuta. Ah beh, anche quello davanti c'è pantaloncini corti, Vabbè, li supero? Pare il caso. Ah, guarda il Lac de Montchenis. Fico. Wow. Guarda quanto è blu. Blu, bluissimo. Fermiamoci a fare una foto. E quella strada lì, che figata. È in mezzo. C'è una stories. Nessun servizio. Per un video. Ciao fans. Ciao fans. Siamo qua e voi direte qua dove, e ve lo facciamo vedere nella prossima storia. Siamo qua sul Lac du Mont-Chenis. E guardate là. Non male, Tranne per quelle nuvole lì sopra. Fa vedere se riesco a fare quella roba che ho detto, sennò siamo fregati. Mi sembra ai tempi delle cuffie. Andiamo. Bene, fan, siccome non ho la presa USB sul manubrio, ho dovuto infilarmi la batteria esterna nel giubbotto. C'è il filo che passa che mi sfrega contro un capezzolo, anche mi dà un po' fastidio. Mi si irriterà il capezzolo ora di sera. Beh, bello però, cavolo, guarda qua che roba. Sì, è bellissimo. Cos'è, piramide di Cheope? È una chiesa. Che rattoppamenti qua. È un puzzle. Hanno fatto il mosaico. È come le vetrate delle chiese. Non ho fatto neanche una foto al lago, a parte quella alla moto. Fermati. Quando vedrò una piazzola in Grazia, tipo qua. Guarda che cacchio mi tocca fare. Devo sfilare il telefono col filo attaccato. Eccolo lì che fa le foto con il cavo attaccato. Bello. Dai, il cavo non si vede nelle foto però. Futuristico. Occhio, che dopo ti devo andare a recuperare, eh. Vabbè, già buona che hai detto che vieni a recuperarmi. Bello. Bene. Ok, posso rinfilare il telefono nel suo alloggiamento. Tac. Già col cavo fissato bene. Tac. È un po' come il cavo di sicurezza, no? Se cado dalla moto rimango attaccato. E via che si va. Mi tira le castagne. Beh, comunque giù di qua dobbiamo salire all'Iseran. Ci sarà un cartello con scritto Col du Iseran. Penso proprio di sì. Ti vibra ancora lo specchietto dopo il mio aggiustamento? No. Ma facciamo qualche ripresa con l'Ista? Sì. Ma quindi si riprende anche a me? Eh certo, infatti qualche volta mi dovrei superare. Superamento aggressivo. Vent de fromage. Stavi andando lunga, Stavo andando lunga, Fatti superare. Mica guidare con 10 kg sulla schiena è bello. Secondo me sono più di 10. Non più di 10? Sì. Poi c'ho lo zaino che
mi tira giù e praticamente mi fa, c'è la tuta, la tuta che mi strozza. Bello. Ma cosa c'era il raduno Jeep? C'era il raduno, sì, guarda quanti ce ne sono. Porca vacca, guarda qua. Guarda che si superano, che prepotenza. Sembra sul passo dei camion. Cambia idea, non ce la fa. Un'ora a 70, l'altra a 72. In compenso fanno una puzza devastante sti robi. Questo è andato nell'erba. Anche questo? Dove vanno? Ci fanno passare. Vabbè, è un po' esagerato. Questo qua è l'alfa? Sì, ci fanno passare. Troppa gentilezza, cioè non sono abituato. Wow, non lo dico dal paesino. Una volta giù qua, se lo sa dove bisogna andare. Vabbè, ci sarà un cartello. Mi auguro. Ma speravo anche che il telefono prendesse, onestamente. Boh, è finita la discesa del lago di Moncenisio. Infatti siamo a Landsberg di Moncenis qua. Allora. E adesso? Chi lo sa. Qua c'è tipo un piazzale dove mettiamo tipo il navigatore se prendesse. Ciao fans. Ciao fans. Siamo qua e voi direte qua dove, e ve lo facciamo vedere nella prossima storia. Siamo qua sul Lac du Moncenis. Guardate qua che roba. Là c'è una strada. Ma una macchina la sta facendo. Non male, tranne per quelle nuvole di sopra.